Bella ragazzi e bentornati in questo nuovo video su NBA 2K18. Molti di voi mi hanno scritto in privato: Ale, perché non fai più NBA? Ale, perché non fai più NBA? Ale, perché non fai più NBA? La risposta è molto semplice: il mio canale è un canale di videogiochi, quindi mi va di giocare a tutto. È uscito Assassin's Creed e vi ricordo di seguire la serie, ragazzi, veramente, cioè è un giocone, veramente. Assassin's Creed è una cosa bella e io non la sto facendo che in 10 episodi finiamo il gioco. Sto cercando di farvi vedere il più possibile, quindi ci divertiremo a scoprire anche la mappa. Quindi vi chiedo di seguire quella cosa. Seguite anche Instagram, seguite anche Facebook, perché vi spiego tante volte il perché non riesco a fare le cose. Quindi tanti di voi non sanno le cose perché non seguono né la pagina Facebook e né Instagram. Instagram soprattutto con le stories, quando succede qualcosa che non riesco, che è un periodo un po' così, che è veramente un momento no, vi faccio subito una stories dove vi spiego che cavolo è. Quindi seguite Instagram, ragazzi. Guardate questo video di solito in 5.000, ma su Instagram siamo 1.000, quindi c'è qualcosa che non va. Forza ragazzi, tutti su Instagram, voglio vedere il boom già da oggi. Comunque siamo arrivati a 85, voi direte no Ale, sei 84, sì lo so, però adesso aumento verticale e rapidità laterale e siamo a 85. In più magari aumento anche un pochino rimbalzi per arrivare almeno a 60 come potenziale per tutti, e un altro pochino la resistenza e arriviamo a 96. Quindi direi che sta andando abbastanza bene. Tengo altri VC poi per altro che sbloccherò più avanti, ma vediamo cosa succede a livello 85. Eccolo qui ragazzi, Road to 99. Complimenti per aver sbloccato, ottenuto il livello 85 e sbloccato il cartellino microonde. Ora entri in ritmo partita più velocemente della maggior parte degli altri giocatori. Hai sbloccato le animazioni di esultanza personalizzata di livello 1. Hai sbloccato le animazioni di movimento personalizzate di livello 1. Un'altra abilità consentita dal GM personalizza i tuoi suoni arena e la musica introduttiva delle partite NBA. Ora puoi indossare articoli Mitchell & Ness disponibili al negozio NBA. Dai un'occhiata alla nuova selezione di scarpe speciali da Foot Locker. Intanto è appena suonato anche il telefono, andiamo subito a scoprire di che cosa si tratta. Vediamo qua. È Brian, il rappresentante di Gatorade, è qui nel mio ufficio, pronto a esporti una presentazione. Arrivo, porca di quella miseria. Ci andiamo. Il rappresentante di Gatorade. Andiamo a vedere cosa vuole. Yo, DJ, where you been, man? Yes, you look great. Thanks. Let's get in there and raid this gator. Hey, hey, somebody order a hot property? Look at this guy. Hey, man, DJ, nice to meet you. Oh, I know exactly who you are, sir. A longtime fan. Hey, what's up, boss? How you doing? I just want to thank you guys for taking the time to sit down with us today. Yeah, man, thanks for having us. Truly. Yeah. Happy to do it. Mango Extremo? Una volta ragazzi ho fatto un'intervista e mi è stato chiesto se volevo portare con me la mia bottiglietta di Gatorade. Io ho detto di sì e probabilmente ho sbloccato questa cosa. Vai. And just to be clear, Crystal, all cards on the table here. We are talking to a lot of other brands. Oh, of course. I mean, we'd expect nothing less. Yeah, well, including a lot of your competitors in the athletic replenishment space. Bravo. These are the drinks. I'm well versed in agent speak. Yeah, well, I mean, obviously, you've seen how swiftly DJ's profile has grown in a very short amount of time. Vero anche questo. Man, I mean, you kill it. Thank you. I appreciate it. He does. Look, we just want to stress that if we decide to sign, that DJ is going to be an asset, a sought after asset. By any of the brands that he partners with. Look, that's why we brought you in, DJ. We love what you're doing, and we think that if the feeling's mutual, then maybe we could come up with a deal that benefits the both okay. of us. Okay. Andiamo al soldo, brother. Yes, exactly. That sounds great. Don't take too long coming up with that deal. Thanks. Look, we'll keep talking. Ok, quindi come al solito riceveremo una proposta più avanti. Andiamo un attimo da Foot Locker perché voglio vedere veramente queste scarpe speciali. Yo, Damar. What's up, bro? Cosa? Yo, what's good, baby? What's up, man? How you living? I'm good. I'm DJ. DJ.
The young boy. All right. What's up? Yeah, man, what's a rookie, up? Man. I'm a huge fan, bro. All right. Appreciate it. Bro, what are you looking for? I'm just trying to check out some shoes, man. You know, I'm. Yeah, I feel you, man. I came for the new Kobe ADs, bro. Okay, okay. Hope you got the Compton ones, but what's up? Man, you should come by the crib. I got a full court. I'm working on a food court as well, man. Okay. And an aquarium. You gotta come by, man. All right, yeah. And you should see my sneaker collection. It's out of this world. I could do that. I could do that for sure. Yeah? Yeah, yeah. I'll do that come for through. Sure, man. I'll check grande, it out. Grande, bro. Right, nice to meet you, bro. Yep, you too. Mi fa piacere, cacchio. Great. Ma veramente? Ma poi 8.000? Ma di che cosa stiamo parlando? Ma perché? Perché 8.000? Perché? Wow! Attenzione, DeRozan. Ehi, mi ha fatto piacere incontrarti. Vediamo un po' cosa rispondi. Idem per me, voglio vedere quelle scarpe. Quando sei da queste parti, passa assolutamente. Hai la mia parola, ti farò sapere, ok. Mentre Brian, Nike è nel mio ufficio pro... Che cosa? Arrivo, non mi frega un cacchio, cosa stavi dicendo? Che ne pensi? Gatorade ha inviato la sua offerta, dalle un'occhiata e dimmi cosa vuoi fare. Sia i compensi a partita che i bonus sono equi, su qualunque... Ok, potrebbe essere bello. Chiedi la loro migliore e ultima offerta. Ok, ti faccio sapere, perfetto. Quindi abbiamo chiesto alla Gatorade appunto di aumentare un po' la situazione. Raga, no. Non mi si può bloccare mentre c'è la Nike. Dimmi che ti stai riprendendo. Dimmi che ti stai riprendendo, ti prego. Non fare così, c'era la Nike. C'era la Nike. Meno male, ragazzi. Ho riavviato tutto, ho riacceso tutto ed è spuntato così. Nike è nel mio ufficio pronta per una presentazione. Sto arrivando. PG-13. What's up, man? What up? Hey. Who are you? I'm DJ. Oh, you DJ. Yeah, man. Brian was telling me you was thinking about signing with Nike. I mean, yeah, they're one of my options, man. How you like them? I love them. They put fishing into my sneakers. I saw that, bro. Family ever since. Dope, man. Hey, I'm trying to put turntables on the side of mine. You know what I mean? You trying to jam down the court? Veramente, ma smettila. I gotta show you my music, bro. That's special. Hey, I tell you what. You sign with Nike, I'll take you fishing with me. A word? Least I could do. All right, man. I'll think about it. I'll let you know. But I appreciate you stopping by, man. Yes, sir. For real. Ragazzi, tante volte io cerco sempre di trattare, di aspettare, ma alla fine chi ce ne frega del compenso? Tanto è sempre talmente poco. Che cacchio sto lì a pensare? Firma e basta. Yo, y'all looking at the shoe illustrations right now? My God, be fresh in the house right here. I mean, these is not a problem here, actually. She's mediocre. Why don't you meet me around the end? Why don't you go to your seat over there? It looks like a homeless person just kind of wandered in off the streets, but she gets that all the time. It's just her thing. She's kind of like an emotional support animal for DJ. I call the shots. Yeah. Quando questa ha finito di far casino, magari la Nike. That's what we're doing here? Right. Ok, perfetto. LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant. Yo, how you gonna name Kobe Bryant third? That's Black Mamba. How you gonna do him dirty? That's 2-4. Brian, sì. Chill, we got this, all right? Brian from home, /driver, /personal assistant, /Kobe Bryant fan, be fresh. The famous be freezy. Hey, don't get it twisted. Be fresh, fresh, fresh. Che cosa? What? How do that? Hold up. Wow. We're Nike. How she know the moves? When we want to partner with someone, we make it our business to know who our new partners are. Yo, that's freaky. That's some paranormal activity, FBI something, yo. You didn't tell me anything about it. Qua c'entra l'FBI, ma che cavolo? Cosa? We want you on our team. Yeah. Nike is the most influential brand in the world. Yes. We got the best designers, we make the best shoes, and we sign the best athletes. Period. We got a global reach. We're gonna put you in TV, magazines, radio. When some kid is sitting there waiting for the bus, he's gonna look up and see a poster of you wearing our shoes and our gear. Sono d'accordo, mi piace. We even think you may be a prime athlete to help us launch the new Nike Connect later this season. Oh, hold up. Now you're making it kind of hard to say no. Exactly. We'll get the offer out to Brian in a few days.
Yo, wait. Isn't we supposed to be playing hard to get? Yeah, sure. Let's do that. Give the shoes back. Oh, nah. No, I'm good. I'm chilling, yo. I gotta keep these. I bet. Ok ragazzi, quindi molto presto riceveremo anche un'offerta da Nike. Vediamo, intanto il telefono continua a squillare. Ma che giornata è? Paul George, piacere di conoscerti DJ, spero che firmerai per Nike. Lo stesso qui PG. Ehi, tu vai a pesca? Vuoi dire sull'acqua in una barca? Esatto, andiamo a pesca una di queste volte. Ok, però non so pescare. È facile, mi faccio sentire. Pugno. Perfetto ragazzi, perfetto. Ragazzi, porca miseria, che figata, è incredibile questa cosa. Non vedo veramente l'ora di giocare la prossima partita e ancora. Ragazzi, ma che cos'è? Meno male che ho firmato ormai e fatto tutto, ma cosa sta succedendo dopo l'ultimo aggiornamento? C'è troppa gente, non c'è troppa gente. Facciamo una cosa, ragazzi. Così frizzato, il video finisce qui, non capisco cosa sta succedendo, ditemi se anche a voi sta succedendo questa cosa. E già dal prossimo video spero veramente di fare qualche partita, perché ho veramente voglia di giocare, quindi già nel prossimo video vedrete il gameplay. Finalmente si ritorna a giocare con un livello 85 e in più con una probabile firma Nike. Non vedo l'ora ragazzi, non vedo veramente l'ora. Nike, Gatorade, credo si possano fare insieme. Speriamo dai ragazzi, speriamo veramente. Pensate un casino di commenti se volete il video il più presto possibile della prossima partita e quindi con la continuazione della stagione, perché sta andando molto bene questa stagione. Voglio sapere tutto nei commenti ragazzi, veramente tutto, quello che pensate della stagione NBA, di come stanno andando, se vi aspettavate determinati giocatori così forti, perché nonostante i Bulls stiano andando male ragazzi, perché stanno andando male, Mark Cannon sta facendo vedere delle cose stranissime, ragazzi, che non mi sarei mai aspettato. Ci sono giocatori veramente che nessuno ha pensato all'inizio stagione e che adesso stanno facendo molto bene, quindi parlatene nei commenti, parlatene anche tra di voi, fatemi sapere cosa ne pensate anche delle altre serie, la serie su FIFA. Ragazzi, guardate tutto, mi raccomando, e soprattutto se siete sempre lì a chiedere ma NBA, ma cosa succede, Ale perché non fai video, ma perché FIFA, ma perché scorreggi, Instagram ragazzi, Instagram, e siamo solo 1000 e questo video probabilmente lo guarderete in 2000-3000, andate tutti su Instagram adesso, porca miseria, e in più la pagina Facebook. Questo episodio finisce qui ragazzi, abbiamo visto un pochino appunto l'arrivo 85, i bonus del livello 85, in più ovviamente i vari contratti, il gioco si continua a bloccare, devo capire un po' se è stato se è colpa dell'ultimo aggiornamento, lo scoprirò presto, ma noi ci vediamo nel prossimo video, subito con le partite però la prossima volta. Bella!